se edulcoravi il vino, se lo cambiavi, passava la DOC, ma non era più espressione di quel terroir in quell'annata. Il vignolo moderno è sempre al telefono. Quando mangiamo un cibo che è uguale dalla Nigeria all'Islanda e poi dopo andiamo in farmacia e ci compriamo 70 kg di antidepressivi. Mi piace che sia la terra a parlare.